Ok, salvo ogni bene, autore del libro sul giudice Giacomelli. Perché leggere questo libro? Perché è un libro che racchiude un po' la storia, la vicenda umana e professionale di Alberto Giacomelli, perché Alberto Giacomelli è stata una persona che purtroppo è stata dimenticata sia dalla città di Trapani, un po' da tutto il resto d'Italia, anche se è rimasto vivo il suo ricordo e nella memoria di chi lo ha conosciuto, però purtroppo è una figura, un personaggio importante del nostro paese, sacrificato nel nostro paese, ma che in qualche modo non è stato apprezzato dopo la morte per tutta una serie di motivi che leggerete all'interno del libro. È stato un libro, secondo me, un libro importante per il semplice fatto che è una figura di cui si è parlato poco in questi anni, ma una figura importante. Si tratta dell'unico giudice ucciso in pensione. Questo ci fa capire come la mafia non dimentica. Lui è ucciso dalla mafia un anno e mezzo dopo essere andato in pensione, quindi anche le indagini sono state molto, molto complesse, la vice leader giudiziario lo è stato altrettanto. Attilio Bolzoni, che ne cura la prefazione del libro, dice che è un delitto senza assassini mai trovati, gli esecutori mai trovati, soltanto una condanna a carico di Totò Riina. Un assassino senza movente, lo è stato per molto tempo. C'è stato un periodo di depistaggio delle indagini, si è cercato di depistare le indagini, sono stati molti momenti che non c'entravano nulla per poi alla fine scoprire che effettivamente era la mafia. Alcuni giornalisti, tra cui Attilio Bolzoni e Francesco Viviano, lo avevano già detto nei giorni successivi all'omicidio.